le migliori marche al miglior prezzo a Capriolo, Brescia. Momento del rugby giocato, oltre il Calvisano che abbiamo visto nel titolo del Brescia Oggi, anche il Brescia che ha perso in casa, lottando nel fango contro l'Udine, una squadra sicuramente più forte in questo momento della squadra di Molinari e Grangetto. Quindi dedichiamo questo intero segmento alla partita, sia del Calvisano, che è giocato per la Rai in esclusiva, Rai Sport, domenica pomeriggio, sia anche quella del Brescia, che ha giocato in contemporanea allo stadio Aldo Invernizzi, perdendo contro l'Udine. Avremo l'intervista del dopomatch del Cami Calvisano contro il Prato e anche l'intervista del dopomatch del Brescia contro l'Udine. Vamos! Indubbiamente l'unica cosa che oggi contava era vincere e nient'altro, e abbiamo vinto, perciò per questo sono molto soddisfatto. Sono un po' meno soddisfatto per come abbiamo gestito il gioco in determinate situazioni, soprattutto sul loro secondo cartellino giallo. Non siamo riusciti a segnare perché invece di alzare il ritmo della partita in superiorità numerica abbiamo abbassato il ritmo della partita, e questa è una squadra che gioca 15 contro 14, non deve farlo. Dopodiché alla fine va detto che ci siamo un po' complicati la vita. E per il resto era una partita dove, visto il tempo e il pallone estremamente scivoloso, era abbastanza difficile poter proporre un rugby diverso da quello che abbiamo visto oggi. Però in alcune situazioni, sotto il mio punto di vista, sia noi quanto Prato non abbiamo provato ad utilizzare le superiorità numeriche che si erano create. Tanto è vero che noi la prima palla, che nel secondo tempo invece di calciarla giochiamo con Castello che verticalizza come era stato chiesto, abbiamo fatto 40 metri d'avanzamento, e questo dovevamo farlo con più incisività e con più volontà, soprattutto, ripeto, quando eravamo in 14. Sono molto soddisfatto per la difesa, perché abbiamo dimostrato che nei momenti in cui abbiamo l'adrenalina corretta in corpo riusciamo a difendere correttamente. Per quanto riguarda le mischie chiuse, devo rivedere la partita, perché c'è stata una gestione, sotto il mio punto di vista, sia da parte della mia squadra quanto di Prato, abbastanza strana, soprattutto nelle prime mischie, perciò è un po' difficile stabilire se l'arbitro ha ragione o torto. Io penso che l'arbitro abbia fischiato correttamente e noi non abbiamo saputo adattarci a come lui voleva che noi ingaggiassimo, e questo non possiamo permettercelo con una squadra che ha un calciatore come Mogliano molto più performante di quanto sia stato. Secondo me, sicuramente in giornate come questa il calciatore è importante, perché non ci sono tante opportunità per segnare. Poi sì, diciamo che è vero anche che il calcio più facile l'ho sbagliato, mentre lui comunque ne ha messi difficili, insomma, ci sta. Alla fine sono contento, i calci di punizione sono stati, sì, diciamo, tra virgolette è anche un po' il mio ruolo, insomma, se non lo faccio io può farlo Paul, però l'importante è, bisogna concretizzare il lavoro della squadra, e soprattutto i calci di punizione tanti sono venuti da dopo la Tuscio con le mischie, perciò insomma è giusto ripagare il... Sai, Prato sono sempre una squadra che si mette con difficoltà, che e per fortuna oggi anche la nostra difesa è stata veramente, dal punto di vista mio, forse un po' meno nel secondo tempo quando abbiamo cominciato a giocare un po' di ping pong, però la difesa in generale è stata, soprattutto il vincere un punto di contro, è stato veramente positivo. Yeah.
Ma credo che sia un risultato sicuramente costruito di più di quanto poi il risultato confermi, e credo che siano state puniti oltre il oltre al lecito. Una partita con un campo così pesante, con secondo me una direzione di gara decisamente approssimativa, ha finito col favorire l'antigioco più che il gioco. Quindi credo che abbiamo subito molto il fatto di aver dovuto giocare con giocatori avversari costantemente nel nostro campo, costantemente legati nei nostri raggruppamenti di lato, e non è stato possibile sfruttare i palloni che normalmente avevamo vinto e portati avanti per decine di metri. Quindi credo francamente che questa volta ci sia poco da poter rimproverare ai ragazzi. Forse una sbavatura in difesa sulla seconda meta di Udine, dove abbiamo reagito un po' tardi su un pallone recuperato da loro e ci siamo trovati un po' in ritardo a placcare, abbiamo finito di difendere sulla nostra linea di meta dove hanno segnato. Però francamente credo che stiamo giocando comunque un rugby positivo, e mi auguro che asciugandosi un po' i campi possiamo raccogliere qualcosa di più di quello che seminiamo. Da parte mia davvero un plauso ai ragazzi giovani che sono entrati dell'Under 20 e dell'Under 23, perché hanno tenuto il campo in modo importante, e credo che siano fra quelli che hanno dato una grossa mano nella gestione tattica dell'incontro. Sì, siamo ripartiti da Piacenza come aggressività, come voglia, come impegno. Piacenza avevamo preso 40 punti, forse un po' troppi. Oggi ne abbiamo presi 15, sono sempre troppi, perché penso avremmo meritato di vincere oggi senza nulla togliere a Udine, che ha giocato una partita ordinata, però penso che avremmo meritato noi di vincere. Non ho niente da recriminare ai miei compagni di squadra, tutto quello che avevamo l'abbiamo messo dentro in campo oggi: aggressività, voglia, impegno, determinazione. Anche gli errori, perché tutta questa volontà di giocare crea anche errori, può generare. Ho solo un piccolo rammarico per gli ultimi 5-6 minuti, dove sotto pressione Udine ha fatto molti falli, è stato molto più fallosa. Obiettivamente penso che un calcio di punizione in più, una penalità in più avrebbero potuto prenderla, specialmente nelle mischie chiuse, dove chiaramente erano inferiori a noi. Adesso ribadisco, posso fare solo i complimenti a tutta la squadra, e adesso abbiamo 15 giorni per lavorare, per arrivare a giocare a Roma, sperando in un tempo migliore, visto che con i campi un po' più belli siamo sempre andati bene, e basta, c'è solo da augurarsi di recuperare qualche infortunato e di lavorare bene, di riuscire a lavorare bene per finire bene il campionato. Oggi è un piccolo passo verso la fine del campionato, verso il proseguo del campionato. Direi che siamo andati bene, e ecco, da qua dobbiamo ripartire, il punto di partenza per fare lo sprint finale. Sì, è stato molto difficile oggi, però con il gruppo che ho dietro mi dà una grande mano. Mi sento tranquillo quando gioco e faccio le cose che mi escono, le prime cose che mi escono per la mente le faccio tranquillamente. Non ho niente da dire che ho sbagliato oggi. Certo, gli errori ci stanno, però sono ancora giovane, devo crescere ancora. E dopo questo infortunio cerco di impegnarmi al massimo per crescere sempre di più. Looking back, but my analyst is still in line. Call me out, cause I'm
vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi.